Ciao a tutti e bentrovati nel mio canale. Cosa facciamo oggi? Il dolce Africa, un dolce al cacao con una farcia veramente particolare. Quindi seguitemi, vi indico gli ingredienti e facciamo insieme questo dolce. In planetaria ci versiamo tutti gli ingredienti. Un vasetto di yogurt bianco intero, o se volete la versione light, un vasetto di yogurt magro. Ora possiamo usare il nostro vasetto di yogurt per pesare gli altri ingredienti. Quindi abbiamo un vasetto di olio di semi, un vasetto di caffè freddo, tre uova intere, tre vasetti di farina 00, due vasetti di zucchero, un vasetto di cacao rigorosamente amaro e per finire una bustina di lievito vaniglinato. Andiamo a montare tutti gli ingredienti per almeno 5 minuti. Dopo aver imburrato e infarinato la teglia, ci andiamo a versare il composto. Per queste dosi sto usando una teglia 30x22. Ovviamente, se raddoppiate la dose, prenderete una teglia più grande. Inforniamo a 180 gradi per 30-35 minuti circa. Nel frattempo ci prepariamo la farcia del dolce, che ci servirà anche da copertura. E abbiamo un barattolo da 450 g di Nutella e stessa quantità di formaggio spalmabile tipo Philadelphia. Andiamo a versare il tutto nella planetaria e mescoliamo. Una volta raffreddato il dolce, lo andiamo a dividere in due parti e lo farciamo con la crema. Questo dolce non ha bisogno di essere bagnato, come nel caso del pan di Spagna, perché è abbastanza umido l'interno. Copriamo con l'altro strato e distribuiamo il resto della farcia sulla superficie. Ecco qui il dolce, se preferite potete anche decorarlo con della panna o con del cacao amaro. Ora lo andiamo a tagliare così vediamo l'interno. Allora, è piaciuto questo dolce? Veramente molto delicato e particolare come gusto. Fatelo e ovviamente poi fatemi sapere il risultato. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!